gli altri. Sì, tanto mi abbasso magari per leggerlo così. No, sto in piedi anch'io, sto in piedi anch'io. No, ma queste sedie ci sono, ma non voglio la posizione. Sì, vai a chiamare anche Andrea. Dov'è? Andrea, ma la Daniela? E Claudio e la Luciana mancano. Io ho visto questo. Lo so, però se si aspettava tutti insieme, allora, così che tanto dopo ci siamo apposta qua stamattina. Si stacca un attimo, dopo fa quello che vuole, tanto siamo qua apposta. Ciao Donna. Buongiorno. Ciao, buongiorno. Come stai? Un po' meglio. Dai. No, mettiti le sedie. Mettiti le gemelle. No, vabbè, io non ti preoccupo, non è un problema. Il poltroncione no, non mi piace, non lo voglio. Mettilo lì, guarda, mettetevi a sedere così. Vai, fai mettere a sedere così. Vieni, dove vai? Vieni qua, vieni. Sentiamo Daniela e la Luciana e Claudio. Sì, per favore dire che vengano qua, almeno si comincia, poi dopo. Grazie, un attimo di pazienza, grazie. Ma la Angela? Ah, ecco, ci sei, ok, se no dicevo. Gigliola, vieni, dove vai? Vieni qua, vieni. No, vieni ora, passa dietro, stiamo qua, mettiti seduta, scusa che ti do le spalle. Ciao, buongiorno. Oh, la Luciana, eh. Enzo, andiamo. Guarda, c'è Gianfranco. E Gianfranco dove? Sotto, te l'abbiamo detto. Io sono piccino. Ma la Daniela? No, stiamo stretti, ma venite più avanti, tanto ci facci. Non è mica che. Daniela? Claudio? E Gianfranco? Non lo so. Io, Claudio, era lì vabbè, con noi. Dai, vabbè. Cominciamo. Anche Claudio e Gianfranco, ma con due famiglie. Va bene. Se arrivano, no. Allora, buongiorno a tutti. Io leggo un comunicato, poi chiaramente siamo disponibili a rispondere a qualsiasi domanda. E vado a leggerlo. Voce alta, così si sente bene, no? Allora, l'associazione ringrazia innanzitutto la moltitudine di persone che ieri, come in tutti questi anni, è stata al nostro fianco. Questo per noi è la cosa più importante. Una valutazione definitiva potremo darla solo dopo la lettura delle motivazioni che hanno portato a questa sentenza. A poche ore dalla lettura del dispositivo possiamo dire che il sistema ferroviario del trasporto di merci pericolose, tanto in Italia quanto in Europa, è stato riconosciuto responsabile delle gravissime inadempienze ed omissioni. La sentenza ha inoltre sancito che i vertici delle aziende condannate avevano potere e mezzi per intervenire e non facendolo, Claudio vieni Claudio, vieni, e non facendolo, ribadisco, non facendolo, hanno causato la morte di 32 persone, tra cui bambini e ragazzi, che stavano riposando nelle loro abitazioni. Infatti la condanna è principalmente avvenuta per disastro ferroviario e omicidio colposo plurimo aggravato. Oggi con la sentenza di primo grado si chiude una prima fase, ma la nostra battaglia continua. In primis la revisione dell'istituto della prescrizione, e questo lo chiediamo. Così nel fatto specifico chiediamo che tutti i condannati, nell'interesse della ricerca della verità, come più volte hanno sottolineato, di rinunciare alla prescrizione. Alla politica chiediamo, oltre alle immediate dimissioni dalle cariche statali, un intervento per annullare tutte le inefficienze di Stato.
Invitiamo le persone a starci ancora vicino ed useremo tutte le nostre forze per ricorrere in appello, affinché la qualità di questa sentenza corrisponda alle richieste quantitative e qualitative fatte dalla Procura. Questo è il nostro comunicato e questo è quello che noi intendiamo fare nei prossimi giorni. E quando parliamo alle istituzioni, e speriamo che ci ascoltino questa volta, perché fino ad ora hanno fatto le orecchie dal mercante, ci hanno battuto su una spalla e poi non hanno fatto niente, ecco, chiediamo che innanzitutto il cavalierato del lavoro a Mauro Moretti sia tolto. Come si fa a dare un cavaliere del lavoro a uno che è stato condannato per la morte di 32 persone, per omicidio colposo plurimo aggravato? Come si può dare un lavoro... Gianfranco, vieni, ecco un altro familiare. Come si può far continuare nelle cariche statali chi è stato condannato per questi reati? Così come Moretti, noi lo chiediamo anche di Margherita, che adesso, voi tutti lo sapete, è all'ANSF, l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria. Lo Stato, la politica deve rispondere di questo. Come si fa a mantenere in quell'assetto queste persone? Chiediamo inoltre, alta voce, perché i loro avvocati l'hanno sempre detto, che loro cercavano la verità nel processo, e una prima verità è arrivata, chiediamo che i loro assistiti rinuncino alla prescrizione se veramente vogliono la verità e se veramente si sentono così non colpevoli. Vedremo nei prossimi giorni se qualcuno rinuncerà alla prescrizione. Allora lì capiremo se qualcuno forse ha un'idea di cosa è successo a Viareggio il 29 giugno. E quindi nuovamente rinnoviamo la volontà di continuare per arrivare poi alla Cassazione, ma saremo noi a ricorrere in appello, perché come abbiamo detto vorremmo ricorrere in appello, perché chiaramente non ci basta quello che è stato detto ieri, perché la qualità e la quantità di documenti prodotti da questa procura, il lavoro immane che ha fatto questa procura e le richieste di condanna che sono state fatte su quel lavoro disumano, dico io, così come disumano è stato il 29 giugno, ecco, quelle richieste devono arrivare a essere complete per la qualità dei documenti e per l'importanza di quello che la procura ha portato, la procura come i familiari, con i propri consulenti. Niente, se avete domande o se volete... Sì, scusate, un'altra cosa, giustamente ricordava Daniela. Siccome si parla di garantismo in Italia, no? E questo è il primo grado, bisogna aspettare il terzo grado. Beh, allora quello stesso garantismo, o nella stessa modalità in cui hanno fatto Riccardo Antonini, ovvero che dopo il primo grado è stato licenziato, beh, allora come funziona il garantismo in Italia? Solo a senso unico? Quindi Riccardo Antonini è stato licenziato prima addirittura del primo grado. Adesso aspettiamo lo Stato, le istituzioni e chi opera chiaramente il governo, che prenda gli stessi provvedimenti. Allora questo sarebbe garantismo. Il resto sono solo chiacchiere. Grazie. Grazie. Prego. Noi chiediamo le dimissioni di chi ancora ad oggi è dentro gli enti statali o le aziende di Stato, quelle chiediamo, chiaramente le aziende. Mauro Moretti e Margherita in questo Soprano. Momento, perché gli altri, Soprano non so se è sempre sì. Trenitalia, o chiunque è chiaramente in aziende di Stato, perché con la la sentenza di primo grado comunque moralmente è inaccettabile per noi familiari, che loro siano ancora a guidare questo paese in aziende di Stato, tra l'altro anche molto importante. E poi se commentate l'avvocato di Moretti ieri ha parlato di sentenza populista. Sì, io tanto dico. Dite te o dico io? Sì, dico io. Vai. Dico io. Allora, per quello che pensiamo, questa affermazione è un'ennesima offesa che ci viene fatta a noi familiari e credo anche al collegio giudicante, perché se un giudice deve dar retta al popolo, mi sembra di essere tornata ai gladiatori, dito su, pollice giù. Quindi questa è un'affermazione offensiva sotto ogni punto di vista. E io credo che questa sentenza abbia fatto giustizia e abbia scritto una pagina di verità. È una prima sentenza, va bene, ma da qui dobbiamo ripartire. Quindi quella parola il signor Dapote se la può anche rimangiare. Non solo, aggiungo che un avvocato di così... Sì. Fatta o fama che dica che quel tribunale sia populista è vergognoso. Beh, io penso che
forse è la classica espressione che potrebbe usare chiunque in un bar, ma non certamente un avvocato, se così si ritiene. E questa mattina su Rai 3 è stato intervistato l'avvocato Stile, il quale si anche lui si associa alla dichiarazione dell'avvocato Dapote, che è populista e che tutta la presenza delle persone di ieri è stata ideata ad hoc. Ora non credo che il giudice ieri abbia fatto la sentenza in base al numero delle persone che erano presenti in tribunale, cioè se questa è la loro difesa si stanno proprio aggrappando sugli specchi. È chiaro che non avendo argomenti, questo è un argomento che possono utilizzare. Non hanno argomenti. Sì. La sentenza sì. Esatto. Cosa avremmo dovuto fare secondo loro? Ma chi è che? Sì, si cercava un capro espiatorio. Cioè, come se qualcuno possa pensare che i tre giudici hanno scritto ieri da mezzogiorno alle tre il dispositivo della sentenza. Ragazzi, ma ci prendono in giro, no? Voglio dire, dimmi. E poi ci sono anche altre cose. Vai. Sì? Stefano, chi è che... Vai. Ieri eravate colti per tante ragioni. Avevate detto che la sera avreste ragionato con i vostri avvocati per capire meglio il significato della sentenza. Ora, io ho capito il comunicato con alcune cose, quindi... però vorrei veramente capire, come creda, che cosa pensate di aver portato a casa ieri con questa sentenza. Allora, se è una mezza vittoria o una mezza sconfitta. Allora, dopo la notte, noi l'abbiamo detto ieri, noi abbiamo perso, comunque e sempre, abbiamo perso i nostri cari. Quindi questo è il primo punto e lo ribadiamo oggi come l'abbiamo detto ieri. Noi non eravamo lì per cercare giustizialismo o per cercare... i soldi o per cercare eventualmente un capo espiatorio, come hanno detto, ma è facile dirlo, no? Perché non hanno tempo. Noi non cercavamo questo, cercavamo giustizia. Siamo stati per 140 udienze, come avete visto ieri, in silenzio, in massimo rispetto di quella corte, e così rispettiamo questa sentenza che dice chiaramente che sono stati condannati, che ci sono degli imputati, c'erano degli imputati che sono stati condannati. Sono stati condannati, lo ribadisco, ed è la prima volta che vengono condannati dei massimi vertici di Ferrovie. E lo ricordo, vuol dire che le società sono state condannate, i vertici, quindi l'amministratore delegato e i responsabili sono stati condannati, dall'Europa all'Italia. Quindi vuol dire che hanno messo, potevano e non l'hanno fatto. Quindi Viareggio non è un cigno nero, come hanno definito in aula, noi ci siamo sentiti di questo, non è una meteora. Non è stato una casualità che Viareggio sia avvenuta. Sapevano benissimo e non l'hanno fatto, non hanno provveduto. E avevano le competenze, perché erano amministratori delegati. E lo sapevano. E i mezzi. Potevano farlo, potevano intervenire, c'era la tecnologia. Non l'hanno voluto fare. Questo ha detto quel dispositivo. Quindi per noi questo conta. I 7 anni, i 6 anni, i 6 mesi, i 9 anni, 8 mesi, vedremo. Vedremo, capiremo con la lettura poi del tra 90 giorni di quelle che saranno le motivazioni. Lì capiremo e lì faremo un'azione, sicuramente noi faremo, eventualmente sentiremo anche i nostri avvocati, ma già da oggi noi siamo pronti ad andare in appello, perché dal numero non si capisce le motivazioni, invece vorremmo capire le motivazioni. Quindi oggi magari possiamo dire questo, ma una cosa è stata certa. C'è una parola che si chiama condanna, e questa è stata detta, è la prima parola che quel tribunale ha emesso, dopo i nomi. Dunque è stato detto chiaramente che non sono intervenuti sulla sicurezza, perché costa meno risarcire le vittime, che per loro sono numeri, che investire nella sicurezza. E anche questa è la dimostrazione che non gliene frega niente, perché è giusto che siano stati coinvolti tutti i vertici, perché questo è quello che hanno detto loro, chiaramente c'è poco da dire, non sono so se, numeri. Se avete altre domande? Sì, chi è che doveva fare un...
No, l'ha già fatto, aggiunto, no, no, ha aggiunto su, sulla domanda di Vittorio, ha aggiunto. Mi ha risposto, chiaramente una sconfitta. Dimmi Letizia. Un momento dopo la conferma di sera di Moretti al Nardo. Ce l'aspettavamo, è talmente arrogante il suo comportamento, la sua persona, ha sempre fatto così in ferrovie, quindi ha trasportato lui, il suo modo di essere, il suo modo di fare in Leonardo. Comunque in qualche modo avrà costretto il consiglio d'amministrazione a confermarlo, a parte che poi fra 3 mesi deve essere rinominato, quindi a lì vedremo se la politica ci ascolta o meno. E vedremo se la politica ascolta, ma non solo i familiari. Non i familiari, una sentenza al popolo italiano. Una sentenza. Una sentenza. Una sentenza, perché è vergognoso che non abbia riconfermato. Non ci ha stupito Letizia. No. Il pensiero stanotte come ci siamo andati a letto? Ho dormito tutta la notte, tranquilla. Noi siamo andati a letto a luna, dopo che avevamo parlato con gli avvocati, ieri sera eravamo qua a parlare con gli avvocati, e anch'io abbiamo dormito. Dopo una doccia sono veramente crollato e stamattina alle 7 eravamo già in piedi, ma va bene così, da domani ci prenderemo anche noi qualche giorno e andremo a trovare chiaramente i nostri cari che sono qua vicino a noi, e forse li potremo portare, come ha detto Enzo stamani, un sorriso e un fiore di speranza, no? Perché forse la giustizia arriva per, non solo per chi non ha i mezzi, ma anche le responsabilità sono accertate, perché anche chi amministra lo deve fare con un senso di responsabilità, non solo la responsabilità di andare a prendere lo stipendio. Non ci siamo noi a quei posti, non ce l'avamo noi a quei posti, ci sono delle persone competenti professionalmente, quindi con l'auto stipendi, quindi è giusto che facciano il loro lavoro e si prendano la responsabilità, non sono persone qualsiasi. Grazie a tutti. Grazie. Volete il comunicato, io lo faccio. Scusate, un secondo solo, chiedo una cortesia, avete un bigliettino da visita, se lo potete lasciare, così vi inseriamo nella nostra mail list e quando ci ha pubblicato qualsiasi nostra attività, mandiamo a tutti una mail. Che è stata portata a casa, anche secondo me. Ma perché siamo qui? Vicepresidente del Luciana. Arrivo dov'è subito. Luciana? La fai parlare con questo? No, con lei. Adesso sì, perfetto. 2 minuti e siamo noi. No. Siamo pronti a un intervento. Se la fate benissimo. Dov'è il microfono? Noi chiediamo le dimissioni di Mauro Moretti in primis, di Margherita e di tutti quelli che ricoprono ruoli apicali nelle aziende statali e parastatali. Assolutamente, e il cavalierato anche, li devono togliere il cavalierato, cioè una cravatta al maiale, però veramente, ma ha ammazzato delle persone, non è un condono edilizio questo processo. Anche per quanto riguarda un commento su quanto detto dall'avvocato di Moretti. Ti ripeto, è un'offesa per noi, ma ormai ne abbiamo sentite tante che ci abbiamo le spalle grosse. Secondo me è un'offesa con la giudicante e alla magistratura. Questo, i giudici si dovrebbero incazzare, le camere penali. Da parte di,
da parte di Leonardo Finmeccanica è arrivata a Cimolo. Sì, ti ripeto, è l'arroganza, la prepotenza e la potenza di Moretti che credo che abbiano dovuto fare così per forza. Come replicate alla frase di ieri dell'avvocato di Moretti, è una sentenza populista? Non è una sentenza, era una sentenza di un collegio giudicanti che ha seguito per 3 anni e 3 mesi e ha sentito tutte le persone interessate, ha guardato carte, migliaia di carte, ripeto sono 250.000, quindi è una sentenza di giustizia che poi si può discutere, ma non si può certo chiamare populista, è una sentenza del giudice italiano. Scusate, sono per la diretta. Sicuramente se lo potremmo fare comunque chiederemo di ricorrere in appello, perché chiaramente quel lavoro della procura, come ho detto prima, deve essere valorizzato, perché è stato un lavoro immane e disumano, e ci sono i documenti, le carte che provano quello che la procura ha chiesto. L'allora presidente Moretti aveva in mano tutta la situazione e voi avete accusato che lui non ha provveduto a garantire la sicurezza. A questo punto lui dovrà essere riconfermato su un nuovo incarico importante. Qual è la vostra posizione? La sua posizione è che la politica da questa sentenza ne prenda atto e impari e capisca che non si può tenere su una poltrona di così importante un manager che è condannato in primo grado a omicidio colposo pubblico aggravato. Un'ultima domanda: Riccardo Antonini è stato licenziato all'indomani della tragedia perché ha preso le vostre difese, che cosa farete per lui? Noi ci siamo già mobilitati, abbiamo fatto molte mobilitazioni, continueremo a farlo e continueremo a gridare che quella è veramente l'ingiustizia, ovvero licenziare una persona dopo neanche il primo grado. Ecco, allora se lì si parla di garantismo, io voglio capire qual è questo garantismo. È garantito oggi la sicurezza sulla rete ferroviaria italiana? Io questo non sono io in grado di rispondervi. Certo è che dal 2009 ad oggi l'unica cosa che so come familiare che Trenitalia ha iniziato a testare il dispositivo antisvio, che noi da tanto tempo dicevamo che era necessario sui treni merci e sul carri merci e sul trasporto merci pericoloso. Grazie. Chiedete interventi sulla prescrizione? Sicuramente, anzi lì è una battaglia che continueremo a fare, perché da domani, da oggi, ora non so il giorno preciso, ma due dei capi di imputazione si prescriveranno, cioè l'incendio colposo e l'esilio colposo. E quindi questo è l'intervento che deve fare la nostra politica, togliere la prescrizione per quanto riguarda l'incidente dove ci sono morti e feriti, perché il dolore non va in prescrizione. E quindi noi chiediamo che la politica intervenga, altrimenti è bene che si dimettano tutti. Voi avete chiesto che pensa sia giusto c'è la prescrizione? Com'è? Sì, perché purtroppo noi abbiamo visto in questi anni che è già un po' che avevamo chiesto la rimozione dell'istituto della prescrizione per quanto riguarda i Viareggio, ma tutti ci hanno risposto che non è possibile. Allora chiediamo a chi è imputato che se veramente si sente innocente, se veramente non si sente colpevole dei reati che sono stati scritti in primo grado, rinuncia alla prescrizione, si faccia giudicare in appello e in Cassazione per tutti i reati che sono stati chiesti dalla procura. Grazie. Se lasciate il vostro bigliettino, chi non me lo lascia, così cortesemente poi inseriamo almeno. Sì, volentieri. Lo lasciate qui cortesemente. Scusate, ma vi dico che Stefano è stato sempre con noi. Scusate, ma io una scala di priorità la do in questo senso qui, non per essere. Ma grazie. Ok, grazie. Signor Piacentini, allora voi avete analizzato quello che si può analizzare una sentenza che non ha ancora le motivazioni. Qual è la vostra impressione adesso a freddo? La nostra impressione è che tanto c'è una parola che riassume tutto quello che è il pensiero nostro, cioè condanna. Quindi queste persone, queste società, ricordiamo erano 39 società, gran parte sono state condannate. Quindi questa parola per noi riassume tutto. Poi gli anni più o meno, noi non interessava quello, non interessava che comunque si trovassero irresponsabili
dei fatti di Viareggio, e che siccome la cisterna, noi si è sempre detto, non è venuto un UFO e l'ha spostato dai binari, ma bensì c'erano delle responsabilità umane, sempre detto, e quindi queste responsabilità ieri sono venute fuori, ci sono nomi e cognomi. C'è un sistema di sicurezza che non ha funzionato. C'è un sistema che va dalla Germania all'Austria, con la Jugendamt che poi ha fatto i controlli, la cima di riparazione RFI tra in Italia, che non ha funzionato. Ma non ha funzionato non perché c'è stato un errore, non ha funzionato perché non hanno voluto farlo funzionare. Ora voi chiedete, intanto annunciate giustamente la battaglia in appello, però chiedete anche cose, gesti concreti a chi è stato condannato. Certo, noi chiediamo che, siccome i loro avvocati hanno sempre dichiarato nell'aula che i loro assistiti erano persone integerbe, innocenti, che non avevano operato al meglio, bene, allora rinunciano alla prescrizione e vanno fino all'ultimo grado di rinuncia. Questo sarà un tribunale italiano a stabilire le colpe e le responsabilità. L'ultima domanda per me. Che alcuni difensori hanno parlato di sentenza populista. Sì, beh, io un avvocato... Forse io potevo parlare così, ma un avvocato dell'avvocatura di Stato che parla di sentenza populista vuol dire che rinnega il suo lavoro, rinnega quel tribunale, e quindi cosa si può rispondere? Sono chiacchiere da bar. La domanda è una sentenza giusta, voi avete sempre chiesto una sentenza giusta. È una sentenza. Giusto c'è il fatto che forse non possiamo, la presenza della giusta forse dico sarebbe se ci fossero di dare i nostri cari e la nostra vita che non abbiamo più, quella sarebbe stata una sentenza giusta, ma che nessun uomo ci può ridare, nessuna corte ci può ridare, quindi noi accettiamo questa sentenza, ci batteremo perché questa sentenza sia fino all'ultimo grado di giudizio, perché soprattutto vogliamo che chi è stato responsabile, chi è il ministro, paghi per quello che ha fatto. Il suo figlio Leonardo cosa racconta? Il figlio Leonardo ieri mi ha chiesto che cosa era successo, e io ho detto Leonardo sono stato condannato. Tra l'altro mio figlio si chiama Leonardo. Grazie Marco. Grazie Marco. Possiamo vai, sì, sì, avanti, sì, perché è un po' brutto fare una qua. Cosa. Okay. No, ci sarebbe altro. Vai, sì, c'era va bene, prima, vabbè, poi arrivo perché sennò arrivo sì dal dettaglio, sì, ok, sì, perfetto. Sì. Vai. Riassunto di quello che avevi detto in precedenza quando c'eravamo su Moretti, sì. Soprattutto sulla sentenza mi sembra basta. Ok, sul discorso Moretti, della anche il discorso che adesso è in Leonardo su meccanica. Sì, vabbè. Sì, la cosa che a noi familiari fa male, ma questo noi l'abbiamo sempre denunciato, il fatto che la politica fino adesso ha promosso, nel caso di Moretti, da amministratore delegato di FS, amministratore delegato di Finmeccanica, nel caso di Lia da RFI a FS, nel caso di Margherita addirittura dirigente delle ferrovie a dirigente dell'ASF, cioè l'Agenzia Nazionale della Sicurezza Ferroviaria. Questo fatto nel momento in cui erano imputati. Ad oggi chiaramente con una condanna, di primo grado, chiediamo che queste persone siano tolte dai loro incarichi statali, perché con una condanna di primo grado ancora di più è moralmente inaccettabile che questi continuano ad operare per conto delle cittadine italiane, quei cittadini che quel 29 giugno hanno ammazzato con il fuoco. Ma voi avete parlato con i vostri avvocati, insomma, per avere un'idea più precisa di quella che può essere la sentenza? Grazie. Sì. No, hai ragione. Scusami, hai ragione. Hai ragione. Eravamo in fila. Scusa, un attimo solo, arrivo. Aspetta. Hai ragione. È fatto bene. Cedo, è fatto, no. Dimmi te, sì, no, giustamente c'era prima lui. Ma tranquillo, tanto siamo qui, guarda. Tanto non fa. Grazie mille. No, ma non è un problema, veramente. È entrato. Vai. Allora, ieri avevate detto che avevate bisogno di tempo per riflettere e capire meglio. Il giorno dopo, quali sono le vostre riflessioni su questa sentenza? Il giorno dopo abbiamo un po' capito dagli avvocati che chiaramente ci hanno spiegato il dispositivo, ma chiaramente aspettiamo le motivazioni che chiaramente chiariranno ancora di più questo dispositivo. Il fatto è certo, come ho detto, che c'è una condanna sia delle società che degli amministratori delegati che dei responsabili, e pertanto questa condanna ha un peso molto forte, ha un peso che porta a sottolineare il fatto che la mancanza di sicurezza che tanto noi andavamo a sbandierare, ma andavamo a dire alle persone,
chiedevamo maggior sicurezza, ecco, questa mancanza di sicurezza è stata sottolineata da questo dispositivo. Avete chiesto delle dimissioni? Sì, abbiamo chiesto delle dimissioni perché per noi moralmente già prima ci sembrava inaccettabile che continuassero ad operare chi era imputato in un processo per la morte di 32 persone. Ad oggi ancora di più chiediamo che chi è stato condannato, lo ripeto, condannato, sia ancora lì ad operare per conto dello Stato, per conto dei cittadini italiani. Quei cittadini che il 29 giugno 2009, quelle 32 persone che erano cittadini italiani, invece sono morti sotto il fuoco e a causa dell'imperizia e negligenza di queste persone. Lei ha perso la moglie e i figli. E cosa ha detto a chi è rimasto? Ha spiegato quello che è successo ieri? Mi ha chiesto e io le ho detto che sono stati condannati. E lui con questa parola ha capito tutto. Grazie mille. Prego. Eccoci. Vai. Figurati. Arriviamo, No, non l'avevo proprio visto. No, ma infatti, cioè, no, ma non è un problema, non è un problema, dai, non figure. Vai, vieni, ok. Arrivo, Don, Sì, sì, sì. Buongiorno, tanto. Buongiorno. Ieri sera avete parlato con i vostri avvocati per fare un po' più luce su quella che è stata la sentenza di ieri. Che cosa è emerso e che cosa avete pensato? Sì, siamo stati fino all'una stanotte a parlare con i nostri avvocati, a capire quel dispositivo che comunque era complesso per noi e ci hanno spiegato gli articoli a cui i capi di imputazione corrispondevano. La cosa che possiamo dire è che ad oggi abbiamo capito che intanto ci sono delle condanne, come avevamo detto ieri, ma soprattutto che ci sono delle società che vanno dal Gatix Europa alla Gatix Austria, alla Gatix Germania, la Jugend, che è la ditta che faceva riparazioni, a Cima Riparazioni Italiana, a Trenitalia e a RFI. E poi ci sono gli amministratori delegati, i responsabili, quindi i vertici di Ferrovie, che sono stati tutti condannati. Quindi non è uno sbaglio o una svista, ma bensì era un sistema che operava in maniera inadeguata e inopportuna, pur sapendo, pur avendo i mezzi, non ha operato per prevenire il 29 giugno. E oggi chiediamo appunto una risposta dalla politica immediata, intanto sulla sicurezza, perché la sicurezza riguarda tutti i cittadini italiani, e poi chiediamo soprattutto le dimissioni di Mauro Moretti e Michele Mario Elia e tutti gli altri, cioè tutti, e Margherita, tutti quelli che sono ancora oggi manager di aziende statali. Inoltre chiediamo anche che l'onorificenza, cioè il cavalierato che è stato dato a Moretti, venga tolto, perché dopo una sentenza di primo grado non si può chiamare ancora una persona cavaliere del lavoro. A proposito di Moretti, il suo avvocato da Cote ha parlato di una sentenza che trasuda di populismo. Beh, se un avvocato di quella misura parla di sentenza populista, vuol dire che non hanno argomenti nemmeno per rispondere a una sentenza di primo grado. Quindi che cosa deve rispondere la famiglia? E la piena fiducia da parte di Finmeccanica nei confronti di Moretti? Ve l'aspettavate? Noi ce l'aspettavamo, eravamo consapevoli, perché l'arroganza dopo le frasi dette come spiacevole episodio davanti al Senato, a una commissione del Senato, dove nessuno l'ha mandato magari a prendere un caffè per rinfrescarsi le idee, o altri episodi che sono successi, non hanno mai testimoniato una vicinanza nemmeno ai familiari. Quindi non ci aspettiamo, non è mai venuto in aula. Mentre a noi ha dichiarato a distanza, non è una detta a noi, ma ha sempre dichiarato ci vedremo in aula. Noi non l'abbiamo mai visto, ma noi c'eravamo in quell'aula. Senta, ha detto che più tardi prenderete un po' di tempo e andrete anche a visitare i vostri cari. Con quale spirito? Sicuramente con uno spirito un po' più leggero, di portare che la lotta e la battaglia di questi 7 anni, i familiari e tutte le persone che anche ieri erano al polo fieristico, hanno sostenuto. Il 29 giugno c'erano 12.000 persone a Viareggio, quella spinta ha fatto sì che questo processo si celebrasse in maniera equa e giusta e ha portato a queste condanne. Racconteremo tutto questo. Grazie Marco. Prego. Grazie di tutto anche per ieri. Vai, non ti preoccupare. Vai. Marco, senti, io il bigliettino non ce l'ho. Non dietro. Ce l'hai, mi puoi però lasciare, guarda. Se te lo scrivo, guarda, magari. Qua dietro, Marco, non è un problema. Roy, voglio anche il tuo libro. Con me Roy, con noi. Ma anche il passo da me, poi dopo io ti mando da info e poi dopo ti devi scrivere.
Va bene, perfetto. Rasci 83, @U.it. Ok, grazie. Ciao, buona giornata. Cristian, vai in macchina intanto tu metti. Ah, sì, e intanto tu riappicci il tavolino dietro e tu apri il computer. Così. Cambiamento.